Ciao, sono Anna, noi e Alessandro, siamo organizzatori di Festoria, siamo arrivati alla 20ª edizione. Festoria si terrà appunto da oggi, il 5 settembre, fino all'8. Come la tradizione, Festoria è fatta di musica, di cucina, di amicizia. 4 giorni appunto dove vedremo tanti concerti, sono 9 in programma. I generi spaziano dal rock alternativo, dal blues, al dub, al reggae. Insomma, quest'anno abbiamo musica per le salse. Nella giornata di sabato e domenica ci saranno due dibattiti organizzati dal Circolo Culturali Briganti e altre associazioni saronnesi. Sabato pomeriggio il dibattito sarà sulle esperienze di autogestione a Saronno. E interverranno ragazzi che hanno fatto parte del KSS, del Telos, più altre realtà della provincia di Varese, oltre che la cittadinanza. Che anche noi invitiamo a partecipare al dibattito. Domenica invece si parlerà di grandi opere, in particolare la Pedemontana e come sta influenzando e come andrà a cambiare il nostro territorio. Ci saranno sempre le stesse associazioni che parteciperanno a questi incontri, più delle persone che verranno a parlare di queste opere. Allora, come dicevamo, la musica di quest'anno è molto varia nei generi. Sì. Allora, praticamente partiamo stasera, giovedì, con i Mong, che sono un gruppo che fanno alternative rock e sono i vincitori del secondo premio del contest Manzilla. A seguire gli Stanley, formazione rock blues. Mentre venerdì abbiamo orario aperitivo, quindi dalle 7 in poi, Nuova Risonanza, è un gruppo di Saronno. Poi abbiamo Six Minor, gruppo napoletano che genere spazia dal post-rock alla musica elettronica. E a seguire un gruppo da Perugia e sono i Fast Animal and Slow Kids e fanno rock. Sabato sera invece suoneranno i Black Beat Movement e i Dot Vibes. I primi fanno un genere R&B, funk, drum and bass, mentre invece i Dot Vibes fanno dub e reggae. Arrivano da E Torino. arrivano da Torino. Domenica sera invece avremo in apertura un altro gruppo di Saronno che sono El Santo, loro fanno alternative rock, mentre a chiusura avremo i Dirty Bastard che fanno folk irlandese, folk rock irlandese. Questa è la programmazione musicale. E chiudiamo dicendo che questa, come alcuni avranno già potuto leggere nel comunicato stampa inviato ieri, questa è l'ultima edizione di Festoria che verrà organizzata dal Circolo Culturale Briganti. E le motivazioni sono dovute al fatto che purtroppo da anni l'associazione ha parecchi problemi nell'organizzazione della festa. Ricordiamo, problema fondamentale dal 2007, quando è andata a fuoco la nostra sede, è stato il momento in cui abbiamo praticamente perso i contatti con la maggior parte dei ragazzi saronnesi, perché non avendo più uno spazio dove poter organizzare le nostre attività, è diventato anche difficile poter invitare gente, Avere anche un ricambio. avere anche un ricambio generazionale sia all'interno dell'associazione che per quanto riguarda l'organizzazione di Festoria. Questa è una cosa. E dopo il 2010 ci sono stati altri grossi problemi che hanno messo in grossa difficoltà l'associazione.
E adesso come adesso i tempi sono cambiati, ognuno di Sì, noi sono ha la passati propria, sono vent'anni. 20 anni, certo, ognuno ha la propria vita, ognuno ha la propria famiglia, insomma c'è molto meno tempo per poter stare dietro all'associazione. Di conseguenza non siamo più in grado di gestire un evento così grosso come Festoria. Come letto nel comune, come scritto nel comunicato, comunque ci mettiamo a disposizione per chi altro volesse farsi avanti per poter che abbia anche voglia di voler portare avanti il progetto Festoria nei prossimi anni, oppure semplicemente se hanno altre idee ci mettiamo a disposizione per dare una mano in questo senso. I briganti ringraziano tutti quelli che in tutti questi anni sono intervenuti all'interno di Festoria e l'augurio è che quest'anno possa essere ancora una grande festa per tutti. Buona festa! Beh, io mi chiamo Fabio, non posso fare altro che ringraziare il Circolo dei Briganti per avermi coinvolto in questi 10 anni nella collaborazione con questa manifestazione, in questa manifestazione, e ringraziarli per tutto questo e sperare che in futuro ci sia qualcuno che abbia ancora voglia di portare avanti il progetto. Grazie Festoria. Ciao, ciao a tutti, sono Davide. Praticamente sono presente a Festoria dal più o meno il primo anno, all'inizio come spettatore, poi sempre più dentro, magari a dare una mano in cucina, a fare fotografie. E volevo fare i miei auguri personali a Festoria perché comunque ha dato spazio a Saronno, a tante giovani band, tra cui quelle che ho avuto io in passato per suonare e per avere un palco che a Saronno credo di non aver mai visto così importante. Tanti auguri, Festoria. Ciao a tutti, sono David. Ho partecipato a Festoria l'anno scorso e sono di nuovo qui quest'anno perché per me è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto prima di tutto delle persone fantastiche e ho avuto anche la possibilità di suonare su questo palco l'anno scorso con la mia band e sono felice di essere di nuovo qui quest'anno. Sicuramente una cosa che spero è di poter tornare anche il prossimo, quindi che questo non sia l'ultimo anno per Festoria e intanto auguro a tutti un buon lavoro per quest'anno e spero che ci sia davvero molta gente per i 20 anni di Festoria. Grazie a tutti e vi aspettiamo qui a Festoria. Ciao, sono Claudia e niente, volevo salutare tutti quelli di Festoria, fargli gli auguri. Questo qui è il 20º anno. Per me, che invece sono un'espositrice, è la quarta edizione. Sono contentissima di questo festival, è bellissimo. È veramente una Festoria, un po' festa e un po' storia. Io e il mio compagno facciamo anche l'anniversario perché qua ci siamo conosciuti 3 anni fa e quindi oggi è un giorno particolare anche per noi. Speriamo che questa festa possa continuare e prego tutti quelli che hanno energia, voglia e volontà di aiutare tutti i ragazzi di questo gruppo. Auguri a Festoria e a tutti noi che siamo qua. Ciao! Ciao, sono Chiara Alice e sono sempre venuta a Festoria per sentire la musica, i concerti, mangiare, eccetera. E quest'anno per la prima volta ho deciso di esporre. E spero sia una grande festa, insomma sono 20 anni e volevo insomma augurare buon compleanno a Festoria. Buongiorno, buonasera a tutti, mi chiamo Matteo Caimi, sono un espositore del Festoria da parecchi anni e volevo fare gli auguri per il ventennale della festa. Ringrazio Festoria e tutto lo staff di Festoria che tra l'altro compie 20 anni quest'anno. Tanti ringraziamenti perché Festoria per me è proprio come si dice già dal mio nome, un po' festa, un po' storia, perché ho conosciuto l'amore della mia vita e quindi colgo l'occasione nel ringraziare tutto lo staff e tutta la gente di Saronno e
Ed è una bella festa perché facciamo l'anniversario, quindi festeggiamo anche il nostro anniversario. Ringrazio tutti quanti dello staff e spero che continui a esserci questa festa, perché non può finire una festa così, poi arrivati al 20° anno, sarebbe assurdo. Sono Simone Borbottone, auguro un buonissimo svolgimento delle feste alla 20ª edizione di Festoria qua a Saronno. Buona fortuna. Allora, auguri a Festoria, 20 anni, mica pochi, intensi tutti, anche questo, sicuramente anche questo. Ciao a tutti. Prima serata di Festoria, siamo qua con gli Stanleys, che saranno il pezzo forte della prima serata. Ciao Cesare, cosa Ciao. Ci dici del vostro gruppo? Del nostro gruppo? Siamo in tantissimi, prima di tutto. No, Sono in tre. Siamo in tre. È molto semplice in realtà, cioè, abbiamo voglia di fare un po' di pezzi che vorremmo fare da tanto, quindi in realtà facciamo quasi solo cover, per adesso, poi più avanti non si sa. E basta, siamo tre amici che suonano insieme da tanto, o nel caso mio e suo da tantissimo, tipo da sempre. Basta, tutto qui. Oggi proprio giochiamo in casa, perché noi in realtà siamo cresciuti a Saronno e siamo cresciuti in questa piazza, io e lui. Quindi è veramente in casa, assolutamente. Io avevo la cucina di là, tipo. Il bagno invece era di là, era grande come casa. Direi di... È stato bello crescere qui. Ci abbiamo messo le nostre radici, comunque. Qui c'è la nostra scuola, dove marinavamo anche la scuola. Questo non dovresti dirlo nelle interviste, magari la tua insegnante sta guardando. No, no, vabbè, ma qui si spacciava, insomma, dai, siamo nati... No, tutte queste informazioni sono fasulle, in realtà loro sono di Milano Centro e non sono mai stati qui, vero? Negate, negate, per favore, non fate brutta pubblicità a Festoria. Anzi, visto che avete passato qui la vostra adolescenza... Non mi hai fatto finire, ma volevo dire che si spacciavano... grandi emozioni, o si spacciavano come grandi emozioni, capito? Stai peggiorando la situazione. No, volevo soltanto dire che comunque è un posto dove siamo cresciuti con affetto, siamo molto legati e ci fa piacere suonare qui e giocare in casa, giocare nel senso di play, proprio in inglese, proprio di giocare, capito? Questa l'ho capita. Ma al che ti faccio una domanda, quando eri un adolescente che veniva qui a vivere grandi emozioni e guardavi Festoria, Esatto, sì. E guardavi Festoria, avevi già immaginato che avresti suonato qui? Io sognavo di diventare grande e portare la musica dei grandi del blues qui in una grande città originale come Saronno, e noi portiamo la musica dei grandi bluesmen alla fine. Musicisti di riferimento? Ma a me piace molto Nick, per dire, e mi piace molto Chris. Tu sei un po' più serio di questi due, vero? Certamente, ho gli occhiali, quindi devo essere per forza quello più serio. Cosa vuoi sapere da me? Non lo so, da dove vieni, chi sei, cosa ti piace nella vita? Bene, io sono l'oriundo, infatti sono il forestiero, sono di Milano, mi piace molto Saronno, penso che potrei quasi trasferirmi qui vedendo com'è la situazione vicino ai miei amici e perché no creare una situazione quasi residente dove possiamo suonare in questa piazza magari, che ne so, una volta alla settimana, renderla viva. È un peccato una volta all'anno e basta, no? Non giusto, credi? Scusa, qua ci fanno il mercato un'altra settimana e il giorno dopo si suona, ti pare? Ma perché non mettere direttamente una bancarella al mercato in cui suonate durante il mercato? Sì, va benissimo, bisogna dirlo a tutte le vecchiette che vengono qua a fare la spesa, però va bene. No, secondo me l'idea del blues al mercato potrebbe anche tirare tantissimo. Venite al mercato di Saronno perché suonano blues, sarebbe ha un senso. E so che quest'anno è uscito il vostro ultimo lavoro, volete parlarmene un pochino? Ecco, guarda, questa nostra ultima fatica discografica è stata durissima, perché siamo stati ben, credo, 5 ore in studio a suonare. E, no, in realtà abbiamo un po' di video che ci ha fatto mio fratello Marco Nolli, suonando in uno studio bello a Milano. Ci siamo trovati e abbiamo voluto registrare un po' quello che abbiamo sempre voluto fare in giro, abbiamo sempre suonato in giro, perché in realtà è una roba che mi fa molto ridere di questo gruppo, è che tuttora non abbiamo ancora provato, non abbiamo mai fatto le prove. Quindi fate tutto di improvvisazione? Ma sai, quando si ha del talento come Nick Taccori, Cesarone Nolli e anche Chris Lavoro, insomma, che cosa servono le prove? No. E il nome durante che cosa l'avete scelto, visto che non provate, non vi siete trovati a provare, avete scelto, oh, ci chiamiamo The Stanley. Abbiamo fatto dei tour di prove per cercare il nome. Esatto.
Cioè, come funzionavano? Guarda, dopo la prima settimana di brainstorming per cercare il nome, abbiamo pensato, siccome io sono sempre stato un grande fan degli Oliver Onions, che sono gli autori delle musiche di Bud Spencer e Terence Hill, i fratelli De Angelis. E allora, siccome mi sono sempre piaciuti, allora pensavo a un nome simile a Oliver Onions, e allora all'inizio avevo detto Stanley Garlic, che era un po' un alter ego che mi ero creato un po' di tempo fa. Però siccome effettivamente non suonava molto bene, abbiamo detto semplicemente Stanley's. Tu eri d'accordo con questa scelta o volevi una cosa più intellettuale ma te l'hanno bocciata? Anzi, avrei fatto una cosa ancora più bassa, di basso livello, invece mi sono dovuto accontentare di una cosa molto alta come tipo, questa degli Stanley. Tipo quegli scemi degli Stanley. Esatto, ma la cosa bella è che adesso noi abbiamo svelato le nostre identità, ma in realtà noi saremmo Nick Stanley, Caesar Salad Stanley e Chris Stanley. C'è questo giochino Posso solo aggiungere che comunque l'intellettuale nel nome c'è, perché comunque è un omaggio anche a Stanley Kubrick. Immaginavo. Alcuni invece sostengono che è Stan Lee, nel senso proprio sono lì. Beh, in quel senso anche, lì. O anche Stan Lee della Marvel, l'inventore, il creatore di un sacco di supereroi della Marvel. Insomma, chiavi di lettura, diverse chiavi di lettura. Vi rifate veramente a dei grandi. Cioè, noi solo ai grandi ci rifacciamo. E cosa promettete ai giovani che verranno a sentirvi stasera a Saronno? Di invecchiare bene. Noi promettiamo di invecchiare bene, noi invecchieremo bene. Ai giovani auguro tutto il bene del mondo, insomma, spero che, no, a parte gli scherzi, spero che se la godano, perché comunque è musica degli anni 50, 60, così, e spero che andranno a star bene. Oh, noi ci si diverte e speriamo di mandare un po' delle good vibrations. È chiaro, noi puntiamo su quello, il fatto che noi abbiamo voglia di fare questa cosa, ci diverte un sacco farla, quindi spero che si veda. Tutto okay. Lì. Adesso tutti quanti alzate gli occhiali e vi fate vedere in telecamera col vostro bel visetto. Avanti. Veniamo da notti insonni. No, non ci sono notti scuse. Notti insonni. Sugli occhiali. Conosce quella canzone. Sugli occhiali. Ma questa è la nostra vera identità. Avanti. E allora solo per Piero on the TV. Ecco gli Stanleys. Peace and love, unity. Cesare. Tolto. In faccia, ecco com'è davvero. Io sono così sempre, perché se faccio così non posso. Voi tu sei? Laura. Perfetto. Ah, Laura, ciao. Cesare, ciao. Scusa. Va bene, vi salutiamo da Festoria con gli Stanleys. Un bel saluto. Io, ciao, bella, ragazzi. Grazie mille. Avete vinto il secondo premio di Benzilla. Sì. Come è stato partecipare a Benzilla? Indubbiamente, come tutti i concorsi o i festival che si fanno, ovviamente è una cosa figa. Poi, prescindere da quello, ci siamo anche confrontati con altri gruppi, che è una cosa che non mi piace tanto. Poi niente, poi le nostre facce commentano un po'. Ma ve lo sentivate un po' di vincere, di arrivare tra i finalisti? No, veramente no. Tra l'altro noi siamo andati, alcuni di noi siamo andati alla serata finale, non c'era poi la premiazione. Ma eravamo andati perché non sapevamo cosa fare, potevamo vedere Giorgio Canali. E poi hanno fatto presentato i vincitori e ci hanno chiamato. E dove nasce il vostro nome? Ti lo chiedo. A lui, manda giù la birra. Bunga è una parola arbrescia, che è un dialetto dell'albanese. Siccome siamo molti di noi vengono da, cioè, tre quinti del gruppo viene da un paese che si chiama Piano di Albanese, abbiamo scelto un nome con un bel suono. Cercavamo un nome che avesse un bel suono e che in realtà avesse anche un significato. Bunga in albanese significa muto. Ed è, rappresenta un po' l'antitesi tra quello che vorremmo fare noi, cioè
riuscire a urlare il più possibile tutto quello che nella vita normale non riusciamo a dire. Quindi noi non speriamo nulla su quello che sarà l'uscita, però cerchiamo di fare qualcosa che rappresenti un po' i modi in cui ci troviamo. Quindi cioè, cerchiamo di rappresentare un po' l'impiegato che è costretto a vivere la sua vita e a comportarsi nel mio mondo, in realtà vorrebbe fare tutto. Quello di un po' il mondo che richiama anche le parano suonare per scoprire tutta la rabbia del passato. Non avete intenzione di mettere delle bombe per dare uno cioè non avete un progetto caos anche voi? No, almeno fino ad ora no, diciamo che non è la nostra valvola di sfogo, il nostro progetto prima l'ho parlato di vita, però sarà nuova dei concerti, la nostra valvola di sfogo. Invece di uccidere una persona alla settimana? No, preferiamo suonare. So che a settembre, quindi tra pochissimo, esce il vostro nuovo progetto. Chi me ne parla? Tu! Vabbè, siamo già a settembre, quindi oggi portiamo per la prima volta in giro il nostro EP con 5 pezzi che diciamo abbiamo registrato nell'arco dell'anno. Siamo una band diciamo abbastanza emergente, quindi sono le nostre prime creative. E quindi siamo orgogliosi di portare questo disco in giro e manifestazioni come queste sono veramente molto utili per farci conoscere. Come si chiama l'album? Bene, è semplice, ve lo dovreste ricordare facilmente. Quindi non ci svelate niente, eh? No, in realtà volevo dire qualcosa. Molto probabilmente in realtà peggio, perché abbiamo scoperto successivamente che non mi è scritto con due ore. Lei sarà scritto con la originale, però ci siamo presi una ricetta. E quindi cosa in realtà fatto? In realtà non si trovano i fagioli. Quindi se è un tipo di fagioli, abbiamo scoperto successivamente, però basta che posso dire che lo sapevo perché però basta che chiamiamo un band e siamo loro, cioè, c'è un sacco di gente che sono cari, sono buoni, è una pubblicità per i fagioli, cioè, ci lamentiamo adesso venderanno più fagioli grazie a fagioli. Il nostro obiettivo è arrivare al primo posto su Google con la ricerca Google sconfiggendo i fagioli. Mi raccomando, mangiate i fagioli perché è importante. Solo fagioli Mung. Io vi ringrazio per la vostra simpatia, per aver aiutato Piero da Saronno a testimoniare un altro anno di Festoria. Grazie. Ho un'altra domanda. Ho sentito lo squarcio e anche una canzone che aveva un sacco di A e un sacco di H nel titolo. Chi scrive le canzoni per voi? Siete fatto un lavoro corale. Sì, molti testi li scrive lui e poi partecipiamo insieme a metterli a posto. Soprattutto per la musica, diciamo, a cercare, diciamo, sono stati buoni, integrare. Traduciamo in italiano. E la musica invece chi la scrive? Anche la musica alcuni aveva delle idee, le ha messe in campo, diciamo, nel gruppo e poi si sono unite e più o meno il nostro metodo aspettiamo comunque da un'idea di qualcuno e poi ci questa è un'emerita cazzata perché lui è il produttore, lui decide. Beh, tu cosa fai? Ti riempi di fagioli, poi dopo non riesci a dormire perché sono pesanti e quindi sì, rimani non dire tutte a le scrivere. Però no, la gente già mi conosce già troppo. Salutiamo Piero da Saronno TV, ciao, la Festoria 2013 in Monga.